La guerra ha senso solo se è guerra giusta. E non esiste una guerra che possa essere giusta da entrambe le parti. Uno dei due ha ragione e l'altro ha torto. E questo è un modo di pensare la guerra giusta dentro la modernità, modo che scompare molto brevemente in mano agli stessi uomini di Chiesa, appena il pallino passa in mano ai gesuiti, scompare. Perché? Perché i gesuiti, che sono persone serie anche loro, vedono crescere il potere politico del monarca e capiscono una cosa, che c'è il rischio è che ci sia un confronto a due fra il monarca e i monarcomachi. Ecco, e loro non vogliono assolutamente essere tagliati fuori. Di conseguenza abbiamo in Suarez l'idea che il monarca fa la guerra, che sia proprio giusta non lo sappiamo, la cosa importante è che vada a confessarsi dal gesuita, della Chiesa, no? La Chiesa che parla alla coscienza del principe, non riesce più a fare il discorso della oggettività del diritto naturale, ma parla alla coscienza del principe. E queste sono cose che durano, sono molto più durature, molto più immediatamente di rilievo rispetto invece a quella che è la grande rivoluzione, che è quella di Hobbes, la quale rivoluzione consiste nel fatto che scompare ogni forma di normatività dello spazio. E lo spazio è liscio, certamente, disomogeneo. Sullo spazio liscio e disomogeneo si tracciano linee arbitrarie che sono i confini degli stati. Non c'è una struttura dell'essere. Cioè l'essere, tirando le somme, è vuoto, è fatto di atomi. E quindi non c'è la guerra giusta. E quindi chi fa la guerra? Il sovrano, gli stati. Perché? Perché sì. Perché la guerra è iscritta nell'ordine della politica, essendo l'ordine della politica un ordine che distingue nettamente fra interno ed esterno. All'interno non c'è guerra vietata, lo Stato nasce per eliminare la guerra all'interno, cioè per eliminare le guerre civili di religione. E all'esterno? Beh, all'esterno gli stati sono fra di loro in rapporto di stato di natura, per cui o sono in guerra attuale o sono in guerra potenziale. E sono gli uni verso gli altri come i gladiatori, cioè si studiano per tentare di colpirsi. Non c'è guerra giusta. E questo è il mondo moderno, cioè quello che vi ho appena detto, in realtà valeva sostanzialmente nell'Europa continentale. Lì sì che c'era l'idea che gli stati si fanno guerra fra di loro quando gli pare, non c'è guerra giusta né guerra ingiusta, il diritto naturale è tutto soggettivo, cioè è tutto centrato sopra la preservazione dei soggetti, lo Stato viene messo al mondo per preservare i soggetti. Ma al tempo stesso lo Stato fa anche la guerra, il che può far male ai soggetti, però non fa un male tremendo, perché in realtà la guerra è il conflitto armato di eserciti in divisa su un campo di battaglia, tendenzialmente in un giorno solo, non è una aggressione esistenziale all'altro Stato. La guerra serve a portargli via qualche chilometro quadrato. Questo in Europa, ma fuori d'Europa era tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Fuori d'Europa non c'è, sostanzialmente non c'è guerra, c'è, come vi dicevo, caccia grossa. In Europa guerra in forma, guerra formalizzata fra stati, anche qui con qualche cautela, ma insomma all'ingrosso sì. Fuori d'Europa chi piglia, piglia, perché fuori d'Europa non ci sono stati. Se vogliamo parlare di giustizia nella guerra, qui non c'è la guerra giusta, non c'è la guerra giusta, ci sono i nemici giusti, no? Cioè, come dire, il nemico legittimo. Uno Stato può fare la guerra contro un nemico giusto. Chi è un nemico giusto? Un altro Stato.
e basta. E siccome in Sud America non ci sono stati, in Sud America non si fa la guerra. Si fanno altre cose. Chiaro? Su questo interviene la rivoluzione francese, la quale produce un effetto strepitoso, cioè che la guerra diventa un affare di popolo e non un affare del monarca. La portata teorica di questa trasformazione la coglie Clausewitz, il quale dice: il modello precedente, cioè il modello di Ancien Régime, la guerra in forma, sembra un modello di guerra limitata. In realtà è una guerra talmente meccanica che può benissimo ascendere agli estremi, no? Perché io oggi sparo con un cannone contro di te, allora tu ne prendi due di cannoni e spari contro me con due cannoni, allora io ne prendo tre e sparo contro di te. Ascesa agli estremi, cioè poi non succede perché ci sono gli attriti, perché c'è la contingenza, però insomma il modello della guerra in forma non è questa meraviglia, e comunque sia è un modello reso obsoleto dal fatto che c'è la rivoluzione, cioè c'è il cieco odio del popolo. Ricordatevi, la guerra di antico regime era una guerra dove il popolo non c'era. Il popolo stava a casa, c'erano i soldati di professione, non c'era la leva di massa. Ecco. Il suo colpo di genio consiste nel fatto, no, cioè la guerra cambia, la guerra non si sa da che parte prendere, la guerra è un camaleonte, è uno strano triedro. Quali sono i tre angoli del triedro? Lo Stato è fin qui, vabbè, cioè, la guerra è ancora un fatto di Stato. Il popolo, e questa è una bella novità, e poi c'è il genio del condottiero. Per forza diceva questo, aveva visto Napoleone, per cui... dice, e la sintesi qual è? La sintesi è che si può e si deve ancora pensare la guerra come un fatto politico, ma non come un fatto politico strumentale. Cioè esiste un re, tipicamente un monarca assoluto, che... no, dà un ordine al suo maresciallo e adopera la guerra come uno strumento di cui ci si può sbarazzare quando si vuole. E no. La guerra è politica e quasi gli scappa detto, ma il concetto c'è, e la politica è guerra. Cioè, certo che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, il che vuol dire che la politica ha dentro di sé la guerra. Clausewitz, invece che spaventarsi perché arriva il popolo, dice, fa un'operazione analoga a quella che fa Hegel con la società civile. Cioè, dice, va bene, vediamo in che misura, in che modo si riesce a portare questo immane peso negativo dentro una struttura che ne uscirà modificata, ma che continuerà a essere una struttura razionale. Per cui... Clausewitz pensa una politica che è portatrice della guerra. Come dire, a immaginare che la politica tenga a freno la guerra, ma attenzione, mentre la tiene a freno, la politica la nutre. La politica la nutre. Voleva pensare alla guerra napoleonica non come a una follia, come a qualche cosa di terrificante che adesso per fortuna abbiamo chiuso, così. No, cioè, questo è il tempo nuovo. Cioè Clausewitz fa i conti con la Rivoluzione francese esattamente come Hegel fa i conti con la Rivoluzione francese. Cioè quella cosa lì, d'ora in poi ce la teniamo dentro. D'ora in poi. E questo cambia la forma della politica, però non la distrugge. E Hegel fa lo stesso. Hegel accetta. Hegel si serve della guerra per dimostrare che il liberalismo ha torto, che è il grande teorema di Hegel. No? Cioè, bisogna essere moderni, sì, ma non come lo sono i liberali. I liberali pensano allo Stato come un'agenzia di assicurazione e lo Stato, facendo la guerra, ti fa vedere che non è vero che lo Stato è il prodotto della volontà utilitaristica dei singoli. Non è vero.
Lo Stato è una costruzione storica, è esso stesso un soggetto, che vuol dire che contiene il lavoro delle soggettività, per cui non è per niente uno Stato di antico regime, assolutamente no. Contiene il lavoro delle soggettività, questo lavoro si deve esprimere in varie forme, tra cui la rappresentanza, ma non può essere interpretato come uno strumento. Concezione non strumentale dello Stato. Lo Stato è lo spirito nella forma oggettiva, che vuol dire oggettiva, vuol dire non assoluta, vuol dire sporca di contingenza, di cui non ci si libera. L'Ottocento è clausewitziano. Lo Stato tiene sotto controllo la guerra, però non ci sono più gli eserciti professionali di 15-20.000 soldati, c'è la leva in massa. Lo Stato è tendenzialmente un popolo in armi comandato da un sovrano. Non è un popolo in armi che fa la rivoluzione, è un popolo in armi comandato da un sovrano. Verso la guerra converge la struttura sociale. A parte che la guerra serve a scaricare un po' di energie, no? Soprattutto se sono guerre coloniali, serve a scaricare energie verso l'esterno. Comunque la guerra è chiaramente il baricentro, il centro verso cui converge la struttura della società. Pensate solo che cosa sono gli armamenti. La Germania passa da paese agricolo a paese ultra industriale in 30 anni, ma è tutto è uno sviluppo fondato sull'acciaio e sugli esplosivi. Tutti i brevetti dell'acciaio e degli esplosivi sono tutti tedeschi. È una società pericolosissima, una società europea pericolosissima che esplode. A un certo punto qualcuno commette un errore, entra nella polveriera con il fiammifero acceso, esplode perché le ambizioni delle sovranità erano troppo brutalmente confliggenti, no? Perché già a quel momento si capisce, chi deve capire, capisce, che per stare sulla scena internazionale devi essere un impero. E in Europa di imperi non ce n'è, perché c'è l'impero asburgico, che non è un impero, è una cozzaglia di nazioni morente. C'è la Germania che vuole diventare un impero, ma non ce la fa perché è chiusa da tutte le parti, deve mangiarsi qualcosa, qualcuno. Ecco, no, l'assalto al potere mondiale è questo. La Germania che vuole diventare un impero per gareggiare con l'impero francese e soprattutto con l'impero inglese. E allora la corsa agli armamenti, le terrificanti spese, gli investimenti navali, che erano quelli più importanti, no? E la costruzione a tavolino dei giganteschi piani di guerra arrischiatissimi, cioè la Germania vuole diventare un impero, sa che dovrà combattere su due fronti, scommette sul fatto che la Russia non ce la farà a mobilitare durante la fase in cui la Russia, poverina, essendo arretrata, mobilita, lei, Germania, sconfigge la Francia e così può tornare indietro di corsa e fronteggiare la Russia. Cioè una roba dell'altro mondo. E l'Inghilterra che è stufa, stanca, vecchia e che tuttavia non molla e costruisce corazzate su corazzate. E qui salta fuori che compare all'orizzonte il nuovo grande tema sulla guerra del Novecento, la prima metà del Novecento, la tecnica. Il tema della tecnica che viene posto in evidenza in modo magistrale da Ernst Jünger, no?
nelle tempeste d'acciaio e poi nella mobilitazione totale, nell'arbiter, cioè l'idea che la guerra, ecco, la guerra si mangia lo Stato, si mangia il soggetto borghese, soggetto socialista a maggior ragione. La guerra è la stessa cosa della tecnica, dire produzione, tecnica, guerra è la stessa cosa, o in senso potenziale si produce per poter fare la guerra, o in senso attuale si produce per la guerra. E in effetti le battaglie di materiali lo hanno dimostrato, cioè le battaglie di materiali della Prima Guerra Mondiale consistevano nel fatto che, non avendo ancora la capacità di spinta dell'attacco che poi ci fu nella seconda, buttavano qualche centinaio di migliaia di uomini contro le mitragliatrici, coperti da cannoneggiamenti spaventosi, mai visti prima e mai ripetuti dopo, e il concetto è: vediamo chi finisce prima. Questo Ludendorff da una parte e Foch dall'altra, cioè ragionavano allo stesso modo. Per cui qui c'è l'autonomizzazione della guerra che diventa il soggetto, ma insieme alla tecnica, ripeto, guerra e tecnica che si sono mangiati la modernità, cioè sono l'esito della modernità. Non c'è più la guerra strumento della politica, non c'è più nemmeno la guerra come negatività interna alla politica, c'è la guerra che comanda e la tecnica che le dà fiato, e gli esseri umani sono serventi al pezzo, un servente al pezzo, cioè sta lì e, come in tempo di pace, fa come Charlie Chaplin, no? È un pezzo di una macchina, così in tempo di guerra è un pezzo di un cannone. Di fatto la guerra diventa una cosa così spaventosa, così costosa in termini umani ed economici, che scatta un nuovo universalismo. Ecco. Scatta un nuovo universalismo, questa volta giuridico, non morale, non ontologico. Diciamo così, l'universo hobbesiano, cioè un universo dequalificato, punteggiato di tante contingenze razionali in guerra fra di loro, viene trasformato in un universo qualificato, cioè in un universo giuridico. Agli inizi del Novecento c'erano stati i trattati dell'Aia riguardavano essenzialmente lo ius in bello, cioè fate pure la lotta, però vietato cavare gli occhi, ecco, poco più. Invece, dopo la Prima Guerra Mondiale, partono sforzi di varia natura, con varie intenzioni, insomma, a un certo punto si arriva, e qui ci siamo, no? Al patto Briand-Kellogg, che fra il 28 e il 29 definisce la guerra un crimine internazionale. La guerra d'aggressione, la guerra di primo acchito, non parla della guerra di autodifesa. Quando glielo fanno notare, quelli rispondono: beh, ma quella è ovvio che la si può sempre fare. Allora, prima obiezione, voi capite che cosa vuol dire quella è ovvio che la si può sempre fare? Vuol dire che si lascia a ciascun soggetto il diritto all'interpretazione. Cioè, si dice, io adesso attacco quello lì perché quello lì in realtà mi sta attaccando.